Cerchi un Discord per stare con i tuoi amici? Passa da SkyQuest, link in descrizione. Uefonghetti, un messo da Mino e ben ritrovati nelle SkyQuest. Oggi siamo in compagnia di un amico che avete già visto nella Minecraft Creative World, ovvero il nostro costruttore builder Astris. No, non può picchiarmi perché sono onnipotente, non puoi farmi del male, perché sono Mino, sono null, sono Minul, non so come... No, non lo so. Hai detto Mino è un uovo e una gallina ha cagato un uovo. Ah, Mino! Ho sentito co-co-co, ma non ho fatto niente, non ho fatto niente, ok, peccato. Beh, meglio, più che peccato. No, ma sono belle le uova, purtroppo nascono dal culo. Ehi, gallina, oh, quattro galline in uno, come avete fatto? È fortissimo, una gallina per quattro, come il Kaioken per quattro. Creeper ultra istinto, istrinto, stanno strinti dentro. Comunque, ragazzi, qui non siamo, ovviamente, come avete visto, nella mia isola, ma siamo nell'isola del nostro Astris. Vedete, ragazzi, com'è bella. Qui la prima cosa che ho notato è che ha fatto il mio generatore, però anche questo per 10, per 20. E ovviamente, ora mentre Astris fa le sue cosine, intanto lo inquadriamo. Come state vedendo, ho ricevuto da un fan un piccone abbastanza forte, il Conqueror's Piqué, non so cosa cavolo vuol dire Conqueror. Efficienza 5, destruttività 3, fortuna 3, e poi ci sono due nuovi enchant che sono esperienza 2 e autosmelt 1. Come diceva Astris, questi due enchant sono stati upgradati da poco, come ci ha detto anche il nostro Long Z, il sommo capo del server, e sono degli enchant abbastanza particolari, che mi sembra, da quello che ho capito, vadano tutto sull'esperienza che hai. Sì, li compri con l'esperienza. Esatto. È una cosa ganza, molto ganza, perché di solito devi metterli sopra un libro oppure un piccone nuovo per prenderli, invece questi proprio compri il libro già pronto con la tua esperienza. Ragazzi, hanno alzato i prezzi di vendita di canne da zucchero e cactus, quindi andate ora, vendeteli ora a balla. Prima costavano 5, ora costano 15, li vendete a 15, fate i big money, ragazzi. Io ho preso un baule intero di cactus, sono venduti a 24.000. Vai ora, vendete tutto! Ora, la cosa che, ho chiesto a Astris, che lui ha fatto una cosa molto molto bella, ovvero quella cosa laggiù. Ragazzi, quello, come vedete, è uno spawner, però è uno spawner senza gli spawner che il server ti offre, ovvero lassù ci sono solo mob che nascono, crescono e muoiono, e cascano. Una witch per due, uno scheletro per 46, cioè il Kaioken per 46, un creeper per 44, e qui, ragazzi, esattamente, e qui attiviamo la lava e ciaone a tutti. E ti fa un casino di esperienza. E ovviamente queste cose qua dentro le ceste guadagni tantissimo, ragazzi. Ho guadagnato tipo 40.000 con una double chest di gunpowder. 40.000 non è poco. Esatto. Infatti, ragazzi, queste cose vi servono sia per guadagnare che poi per spendere. Sono venuto qua perché non mi ricordavo come si fa il generatore di neve, non mi ricordavo come si facesse questa coscia. Infatti io sto venendo qua a vedere come bisogna fare questo, e soprattutto anche quello lì, ragazzi, perché con la neve poi voglio fare anche quello, quella cosa gigantesca, la voglio fare anch'io. Allora io provo. Non posso fare niente. Island Protect, è protetta l'isola, ragazzi, non posso fare niente. Però allora io mi ricordo che c'era un blocco, no, due blocchi di neve e una zucca. Allora io proverei a farlo nella mia isola. Poi non so se vuoi venire anche te. Aiuto, qui c'è gente. Ma perché c'è sempre gente? Ragazzi, io voglio capire come mai i mob continuano a nascere così. Devo trovare il modo di levarli, perché queste sono tutte slab alzate di mezzo, e quindi lì sopra non possono starci. Qui dov'è dentro che nascono? Non lo so, può darsi anche qua in mezzo alla farm. È probabile. Allora, intanto io, ragazzi, mentre aspetto Astris, devo fare una cosa. Intanto voglio finire le challenge che si era detto l'altra volta. Challenge bellissima, ragazzi, qua. Infatti, a proposito, dica. Challenge. Sì, dica. Le challenge, tu hai detto che vanno completate 100 volte. Sì. È sbagliato. 100 è il numero di volte massime che puoi farlo. Ok. Per cui lì le usi per quando devi magari
buttare via la cobblestone e con quelle lì ci guadagni pure e mandi via 6400 cobblestone. Ah! Ah! Sono più sorpreso di prima, ho sprecato un po' di roba. Vabbè, ma chi se ne frega? Vabbè, l'abbiamo fatta 100 volte. Ok. Okay. Ah, ok. Ok, ci siamo. Allora, abbiamo fatto qua, ragazzi, qui, come aveva detto Astrid, che bisogna fare un blog, una slab, poi 1, 2, 3, 4 blocchi. Quindi qua, vedete, sono pari con la pala e quindi qui posso scavare. Quindi qua ci deve essere il nostro, non so come dirlo. Ragazzi, troviamo un nome al coso, a questo coso qua. No, aiuto, no, le palle di neve, no, ragazzi, qui c'è tutto buggato, ok, neve, vai su, ok, quello bisogna fare così, bisogna mettere 1, 2, perché ti rubano la sand dalle farm di cactus? Alcune volte sì, alcune volte sono talmente stronzi che mi rubano la sand. Sì, c'è già una sand nella chest qua. No, dov'è? Qua dentro. Dove l'hanno rubato? No! Guarda qua, manca! Ma guarda che bastardi! Sto facendo bene? Sto facendo bene, ok. Qui davanti devo mettere... Ecco. Sì? Adesso. Aggiungi un blocco su ogni cobblestone. Tranne che su quello davanti, ovviamente, che non serve. Ok. E uno in cima. Perché i pupazzi di neve si bruciano al sole. Ok. Eccolo! E ora vediamo un po'. Non così. Cosa non così? No, perché così picchi lo snow. Devi metterti così. Diagonale e beccare esattamente l'ultimo pixel. Woohoo! Ok, ragazzi, ci siamo. Abbiamo tipo distrutto mezza isola di mob. Cioè, non so da dove cavolo venivano fuori, ma era piena. Meno male abbiamo unito le forze con le nostre due spade bellissime. E quindi siamo andati a distruggere. Oh, finalmente, dopo aver fatto il nostro bellissimo generatore di neve e aver preso tanta neve, iniziamo, appunto, come ho detto, a costruire, perché non so se ce la facciamo a finire, ma intanto iniziamo e di sicuro nella prossima puntata lo vedrete in funzione. Allora, signor Astris, dove bisogna mettere la chest? Bisogna fare tipo qualcosa un pochino più in alto, bisogna andare un pochino no, più in alto. Metti due chest. Però tipo io se sono qua... Li picchi, sì. Ok, quindi tipo la chest è qui. I quattro per dietro. Ok. Adesso. Per ucciderli ti conviene mettere le slab sopra. Tipo così? Slab? Sì. Ok, slab sopra così. E poi il blocco di neve. E poi un blocco di neve. Gli blocchi di neve intorno, tranne qua che non ti conviene. Ok, uno, perché due. Aiuto, è così. Facciamo così. Sì, infatti. Questi sotto. Che casino, ragazzi, vedete? Cioè, se appena sbagli qualcosa è finita. Ok. E qua puoi continuare tutti gli 8 del giro. Ok, allora. Qui togliamo. E qui. Anche davanti. E qua, anche davanti, ok, è vero. Mi ricordavo che c'era 6 alla base, ma perché c'erano le ceste. Ok. E qui, okay, ok, qui si distrugge. Perfetto. Adesso è da salire di un po' di blocchi. 22. Oh, ma è arrivato un Enderman, ha preso la sabbia. No, dove l'ha presa? Dai, ragazzi, ci sono gli Enderman che mi rubano la sabbia. Ok, ci siamo, ragazzi, questa è fatta. Andiamo avanti. Bisogna andare di 7 blocchi. Contando anche questo, 7? No, 8. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8. 8. Per ognuno dei quattro lati, senza chiudere poi i quadrati. Ok. Per comodità, un blocco qua, nell'angolino, in ognuno dei quattro. Anzi, facciamo uno alla volta, se è meglio. Questo qua è da fare un 3x3, sopra questo. Un 3x3, cioè così? Sì. Così? Sì, ecco. Ok. Poi. Aspetta. Ah, vai tranquillo. Sì. Tanto faccio presto,
facciamo prestissimo, scusate ragazzi se il video durerà un pochino di più, ma tanto vale, per, visto che ci siamo, di farlo. Oh, guardate lì ragazzi, è anche bellissimo tutto bianco. Blocco di neve e si fa uno. Ah, no! È morto! Ma non lo riaccettiamo, ragazzi. Mi sono suicidato. Fare tutto il giretto di questo 3x3. Ok. Facciamo uno alla volta che è complicato. Ok. Vai. Ancora uno. Poi? Questo è da salire ancora di uno. Ok. Oddio, non me lo ricordavo così casinoso, ragazzi. Ok, sottangoli, scusa. È un po' difficile senza piazzarli. Okay. E adesso è un altro 3x3, come questo. Alto 2. Ma... ok, ma io te lo dico, non l'ho mai fatto così, come mai è così? Perché con questi 3x3 spawneranno i mob. Se metti una slime in una slab, poi in quello centrale non spawneranno i ragni, ma è indifferente. Ok, ora bisogna farlo? Adesso, qua, ok, hai fatto così, andava fatto un blocco più alto. Qua, di nuovo, un altro 3x3, alto 2, alto 1 in questo caso, quindi piazzalo qua. Quindi piazzo qua e faccio così. Esatto, anche sotto. Vai, e poi il bordino. Oddio. Ok. E questo è un quarto finito. Oddio che casino. Ragazzi, è un casino. Ah, ok, ne bisogna farne altri 3. E ceccioni miei, funghetti miei, abbiamo finito il pavimento del mob spawner, da quello che ho capito, no? Questo è il pavimento, qui è dove dovrebbero nascere tutti i nostri mostri che poi uccideremo. Io mi fermo qua, noi ci fermiamo qua, e ci vediamo nel prossimo episodio se volete vedere come andrà a finire e come funziona. Da Dio, lasciate bei pollicioni in su, condividete e commentate. Da Mino e da Astrid è tutto. Linea allo studio, ciao ragazzi!